Applauso! Proprio delle regioni, il campionato nazionale di cross country. Sapete che come Puglia siamo molto orgogliosi della nostra squadra di cross. Vi ricordo che siamo campioni italiani per il 2012, il 2013 e il 2014. Nel 2014 in tutte le categorie la FIDE Treccante Puglia ha avuto il suo campione italiano. Quest'anno più che mai io credo nella vostra squadra, anche perché abbiamo uno sponsor forte e importante che crede in noi, crede nella vostra passione, ha capito che la FIDE Treccante appunto è mossa esclusivamente dalla passione per i cavalli. Io ho accettato di sponsorizzare ufficialmente la FIDE Trek perché è una, diciamo, è una federazione che riguarda i giovani sportivi. Allora io poi dico a tutti questi ragazzi, cercate di fare, di insistere e persistere, perché se insisti e persisti raggiungi e conquisti il risultato, la vittoria. Ma poi c'è una cosa, io sono stato presidente del calcio del Monopoli per alcuni anni, ho sostenuto la pallacanestro, vabbè, ho sostenuto anche lo priore, ma non è solo lui. La settimana scorsa io sono stato presidente onorario di una manifestazione fatta in centro della città che si chiama Puglia Talent e che presenta tutti i nuovi talenti, come voi stessi lo siete, perché voi siete dei talenti. E poi, poiché ho sentito che avete vinto qua, voi vincete tutti, il 2012, 2011, 2013, 2014, abbiamo l'obbligo e il dovere morale di fare anche il 2015. Questo è poco ma sicuro, io non voglio essere un po' cattivo con voi, perché io sponsorizzo soltanto le squadre vincenti. Se voi mi dite che dovete vincere, io vengo a Roma, o si vince o non si fa, o non si vince. No, e verrò a risaltarvi, quindi se voi vi promettete che io possa premiarvi come primi, oh, ci mettiamo d'accordo e andiamo a premiarvi, ma non posso venire a premiare i secondi. Deve venire facciamo. O no? Sì, sì. Allora è un impegno matematico incorruttibile di promessa formale e sostanziale. Cristina Rugge, presidente pugliese della FIDE Trek Ante, che si occupa di equitazione, e lo sponsor, il main sponsor, Plastic Puglia, quindi il barone Vito Antonio Colucci. Dottoressa Rugge, questa disciplina è così particolare, è il cross. Sì, è il cross country della FIDE Treccante, una disciplina in cui è il binomio che fa la gara. Praticamente se non c'è l'assoluta fiducia fra il cavaliere e il suo cavallo, considerato che si tratta di affrontare una serie di sforzi, quindi di salti in campagna, quindi ostacoli fissi, vale a dire tronchi, fossi, muretti, non si potrebbe giungere al traguardo sani e vincenti. Quindi è proprio il creare questo binomio, questo rapporto di fiducia e di assoluta credere in sé, il cavallo credere nella convinzione del cavaliere e nella sicurezza che egli stesso dà al cavallo, e il cavallo che mette la forza e la volontà di andare avanti. Solo in questo modo si può affrontare il cross country. E noi come squadra Puglia, è il quarto anno che
portiamo i ragazzi al campionato nazionale italiano e al trofeo delle regioni di cross. Per ben 3 anni consecutivi la squadra pugliese è vincente di questo trofeo e quest'anno più che mai crediamo di poter mantenere il nostro titolo grazie anche allo sponsor ufficiale Plastic Puglia. Quindi sentiamo subito il barone Colucci, che è il patron di questa grande azienda di Monopoli, ma che è conosciuto in tutto il mondo. Intanto io devo ringraziare la presidente della FITE Trek Ante Puglia, perché ha voluto che io avvicinassi la loro, diciamo, federazione sportiva per questo tipo di disciplina, perché mi sono reso conto che si tratta veramente di una federazione organizzatissima da anni che riesce ad ottenere sempre degli ottimi risultati. Questo mi fa molto piacere ed è per questo che ho acconsentito a sponsorizzare ufficialmente questa disciplina e questa, la FITE Trek. Io sono convinto che come è impostata questa organizzazione sportiva equestre, sono convinto di ottenere, come dice la presidentessa, degli ottimi risultati e continuare ancora a vincere non soltanto per questa volta, ma anche negli anni successivi. Quindi complimenti alla presidente, complimenti a tutti gli atleti per l'impegno che loro occupano nell'ambito di questa disciplina. I cavalli sono abbastanza preparati, questo sport equestre è uno sport eccezionale per i ragazzi, per i cavalieri, ma anche per i cavalli, perché fra i cavalieri e i cavalli ci deve essere, a mio giudizio, una perfetta intesa per avere dei grossi risultati. E il prossimo risultato, anzi la prossima sfida da cui si attende un risultato è? Sì, sono appunto i campionati italiani che andremo a correre a Tor di Quinto, quindi Roma, nel campo militare Giannattasio, proprio sabato e domenica prossima. Quindi penso in settimana partiranno i nostri cavalli con la squadra che affronterà le altre regioni italiane in questo altamente tecnico campo militare. E l'augurio in equitazione qual è? Cosa si dice? In bocca al lupo. Vince, vincere. E vinceremo.